Da un'indagine recentemente condotta risulta che la popolazione italiana ha poca consapevolezza dell'asma e anche i pazienti sono poco consapevoli della loro malattia. Ma cosa pensa? Qual è la percezione del medico di medicina generale? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Gabriella Levato. Dottoressa Levato, dall'indagine emerge che c'è poca consapevolezza dell'asma da parte della popolazione generale, ma anche da parte dei pazienti che la considerano una malattia tutto sommato stagionale e quindi si curano solo al bisogno. La percezione invece del medico di famiglia. È così, la percezione è questa, nel senso che il paziente asmatico non ha la consapevolezza di avere una patologia cronica, quindi di fatto pensa, soprattutto anche per il fatto che molto spesso dietro l'asma si nasconde un'allergia, pensa di togliere, eliminare l'allergene e quindi di guarire dall'asma. Questo però poi è nostra responsabilità far sì che il paziente, che il nostro assistito, sia consapevole di quali possono essere i danni irreversibili da asma e che segua una terapia in maniera molto più aderente rispetto ai dati che sappiamo, soprattutto molto pesanti, di poca aderenza sulla malattia respiratoria, sia l'asma sia la bronchite cronica ostruttiva. Un altro dato che emerge, che dicono i pazienti, è che la terapia non è di facile gestione. Oggi abbiamo visto invece che tutto sommato ci sono terapie che possono essere assunte una volta al giorno e che hanno un'efficacia paragonabile a tutte le altre terapie, quindi basterebbe un'inalazione al giorno per tenere sotto controllo l'asma. Però i dati che emergono dagli ultimi rilevazioni è che non esiste più, quasi più, se non in poca parte, il paziente che ha una singola patologia, quindi un paziente asmatico puro piuttosto che un bronchitico cronico puro. Molto spesso questi pazienti hanno anche altre patologie, ci sono pazienti che hanno 3, 4, 5 patologie, quindi di solito la terapia dell'asma viene percepita come aggiunta ad altre terapie. E quindi è anche poi nel percepito, e poi quello che rileviamo nei nostri studi, è la terapia che il paziente sospende, se il paziente sospende per prima rispetto ad altre terapie. Se il paziente si trova ad avere 3-4 farmaci per bocca, di fatto poi ti dice ma le bombolette, tra virgolette, non le faccio più da qualche mese. E allora indagare, anche qui compito nostro, indagare soprattutto rispetto all'ultima prescrizione del farmaco, indagare se il paziente lo assume, non lo assume, se lo assume in maniera saltuaria, è importante per tutte le patologie croniche, ma soprattutto per l'asma e la BPCO, perché hanno veramente bassi livelli di aderenza. Da quanto è emerso, i risultati rispetto a 5 anni fa non sono cambiati, insomma, quindi c'è ancora molta strada da fare. Sì, le sperimentazioni sono tali, solitamente poi nella sperimentazione si investono soprattutto in innovazione, ma l'innovazione deve essere sostenibile, deve andare a sistema, altrimenti in quella sperimentazione abbiamo fatto un grande lavoro, abbiamo ottenuto grandi risultati, ma poi non è la popolazione che se ne giova e portare a sistema delle buone pratiche cliniche è sicuramente lo scopo di una sanità virtuosa. Naturalmente noi dobbiamo fare poi i conti con quelli che sono i costi, quindi ripeto, l'innovazione deve essere sostenibile e le sperimentazioni devono andare a sistema, quella quando sono sperimentazioni efficaci.